Bentrovati, buongiorno, benvenuti a tutti voi amici con l'appuntamento quotidiano Filo Diretto. Siamo arrivati praticamente al termine della stagione con questa trasmissione, poi in estate naturalmente ci sarà una pausa e ci rivedremo comunque ovviamente con questo appuntamento a settembre. Vi ricordo che per parlarci insieme, per mettervi in contatto con noi e con il resto del mondo, il numero telefonico è 031 23 10 92 per raccontarci quello che sono le vostre impressioni, le cose che sono, che insomma, meritano un commento in questo periodo, sia argomenti nazionali che locali. Uno degli argomenti che tiene banco, per esempio, in questo periodo, non dico nei bar, ma un po' ovunque, è che c'è un gran movimento di forze dell'ordine in questo periodo che sembra che la città sia, come posso dire, un po' più controllata, perlomeno sono più evidenti i mezzi delle forze dell'ordine in giro, perché insomma non so se vi è capitato di passare in Piazza della Libertà in questo periodo o in Piazza Santo Stefano, da quelle parti, avete visto che nel pomeriggio tardi o verso sera ci sono almeno sei pattuglie dei carabinieri con le luci accese e i lampeggianti accesi, con tutti i militari fuori che controllano e che fanno un servizio di controllo sul territorio, direi abbastanza fitto. Questo non toglie il fatto che risolvere i problemi della città non deve essere così semplice, non basta solo stringere un po' la vita e stringere un po' i controlli su quello che sono le attività normali che ci sono anche in centro città alla sera, a dire il vero anche il pomeriggio, Però insomma, fa piacere sicuramente vedere più automobili in servizio contemporaneamente e soprattutto che girano per le strade della città di Alessandria. Sarà un buon deterrente sicuramente. Sentiamo il primo a telefonare. Pronto? Ecco, caduta la linea. Dicevo, perché quello che è preoccupante è il fatto che le azioni, diciamo, di microcriminalità o azioni criminose in genere, ultimamente si sono segnalate di più nelle zone centrali della città, voglio dire Via Legnano, così come Piazza Santo Stefano, così come qualche altra. Passiamo subito alla telefonata prima che cada di nuovo la linea. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Stefano e telefono da Corso 4 Novembre. Volevo fare una segnalazione, magari Sì. anche insomma un po', Sì. visto che c'è la bassa estate. In via Manzoni ci sono i bidoni d'allame dove sono 4 giorni, 4, che non vengono a ritirare la spazzatura. Ora non è il fatto che non mi sta bene, non è quello fatto, però io lavorando in centro vedo che da San Lorenzo, tra l'altra dalla piazza del mercato, ci sono 7-8 spazzini per mangiare per terra, pulizia delle strade, mi sta anche bene. Però le ricordo all'anno che la spazzatura la paghiamo anche noi. Mi sembra un diritto avere questo servizio visto che lo paghiamo. Non è affatto meno, non mi sta bene, perché si parla di igiene. Lei diceva prima che se le pattuglie le pulizie queste cose, mi sta anche bene. Però, in fin dei conti, sono le cose pratiche, anche perché se verso l'estate ci sarebbero dei topi, scarafaggi, cose varie, igienicamente parlando. Ora non so se dico bene o dico male, però mi sembra anche un diritto nostro, visto che paghiamo, che viene la spazzatura. Anche perché oltre alla roba che c'è dentro, c'è la roba che c'è fuori, e gli altri di quartiere vengono e buttano la spazzatura, non fuori, non dentro, ma fuori i bidoni che sono belle vuoti. Mi sembra un Eccolo. disservizio da segnalare. Io non so, Certo. ripeto, se poi è assoluto o meno, però così, Beh. volevo solo riferire a ciò, anche perché fosse gratuito, dice, beh, gratuito, visto che paghiamo, non paghiamo poco, mi sembra minimo, tutto qua. Comunque il punto che diceva è via Manzoni. Sì, da Maggiore, ci sono 4 bidoni da Manzoni. Va bene, allora speriamo che qualcuno abbia preso nota, comunque sarà No, ma nostra cura io anche segnalarlo. volevo Comunque, segnalare ciò anche perché mi sì. sembra un disservizio da parte, visto che appunto quando ci sono i vari così bidoni a spostare tutti in pompa magna a farsi vedere belli, 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 cioè mi sembra che un attimino preso in giro, ecco, tutto Va qua. Volevo bene, segnalare solo quello. ok, grazie, Grazie a grazie lei, per la buongiorno, segnalazione, grazie grazie ancora. per aver partecipato alle segnalazioni poi che arrivano da tutta la città o da tutta la provincia, insomma, rendono il servizio di informazione più efficace,
anche per coloro che devono svolgere lo stesso servizio. Magari può capitare che so io che per un errore tecnico sia saltato il controllo su questa via o la raccolta su questa via per un motivo tecnico. Noi speriamo che vada in porto benissimo poi l'intervento per i prossimi giorni, anche se, a proposito di quello che diceva il nostro amico telespettatore, a questo punto ci va un po' di collaborazione da parte di tutti, non appoggiare fuori dai bidoni la spazzatura, se c'è possibilità di metterla sopra, perché in effetti questo è un periodo terribile per... con il caldo si moltiplicano poi evidentemente gli scarafaggi e queste cose, e ci sono state diverse segnalazioni in comune, il sindaco e chi era addetto poi al controllo del servizio pubblico su queste cose ha detto che ogni singolo cittadino deve fare la propria parte, anche disinfestando nel proprio appartamento, nella propria casa, ovunque, poi ci sono gli spazi pubblici. Ma il fatto che siano spazi pubblici non significa che ognuno di noi deve, o che qualcuno, insomma, deve approfittarne per non comportarsi in maniera dovuta, cioè mettere in pratica i rifiuti fuori dai bidoni, perché questo crea un sacco di problemi collaterali, diciamo, a parte gli odori, a parte quello che è proprio anche dal punto di vista estetico la visione della cosa, e poi ovviamente anche un problema igienico con gli scarafaggi, i topi, eccetera, eccetera. Sentiamo se c'è un'altra telefonata. Pronto? Ok, allora aspettiamo un attimo che c'è qualche problema. Un altro argomento, come stavamo dicendo prima, è quello della collaborazione, come aveva detto il prefetto di Alessandria, la collaborazione di tutti i cittadini, cioè è molto importante che per il controllo del territorio i cittadini collaborino, telefonino per segnalare eventuali anomalie che possono essere anche comportamenti piuttosto sospetti delle persone che stanno intorno, ad orari magari sospetti, eccetera, eccetera. Beh, questo indirizza meglio i controlli. Se invece per un motivo o per un altro lasciamo che sia sempre qualcun altro a farlo, evidentemente poi il problema non si risolve, ci ricade addosso. Io volevo dirvi che, come dicevamo prima, questa è una delle ultime puntate, non so se è proprio l'ultima puntata, forse sarà domani l'ultima puntata, poi andremo in pausa estiva. Domani ci sarà ancora, bene, mi dicono di sì. Domani ci sarà l'ultima puntata, in fondo è venerdì, domani si chiude la settimana, si inizia un nuovo mese, ma finisce, si va in pausa estiva, per cui se avete qualcosa da segnalare, a parte quelli che abbiamo già sentito molte volte e che sappiamo perfettamente che ci sono state segnalate e che fanno già parte di un programma di interventi, no? Alcune strade del Cristo che ci sono state segnalate, abbiamo controllato, c'è un vero e proprio piano di interventi che si svilupperà proprio nella bella stagione, e su questo abbiamo già avuto una risposta, però se ci sono dei nuovi problemi da segnalare, allora diteci, richiamateci. Sentiamo quindi. Pronto? Pronto. Sì. Sono un abitante di San Michele. Sì. Se vengono a tagliare l'erba in via Isoletta. In via Isoletta, San Michele. Pronto, mi sente? Sì, sì. E anche a fare qualcosa lì di fronte alla farmacia, perché non si può più attraversare, non c'è neanche più le strisce pedonali da vedere, i cambi vanno forti. Infatti, poi Rita Rossa c'è proprio abbandonato per il paese. Ok, sicuramente questo dei problemi delle strisce, diciamo che debbano diventare più visibili, debbano essere rinfrescate, lo abbiamo segnalato, e credo che sia un problema proprio diffuso in quasi tutte le parti, diciamo, le strade fuori città. Ha fatto bene comunque a dircelo. Grazie, grazie per la segnalazione. Quindi San Michele, la parte davanti alla farmacia e poi l'intervento sul verde pubblico da, insomma, in qualche modo tenere sotto controllo, perché come abbiamo già detto più volte, la bella stagione porta tante belle cose, ma porta anche come si può dire, la crescita di queste
piante in maniera quasi incontrollabile, allora ci va un servizio più puntuale, più attento per tenere sotto controllo, anche per un problema non solo estetico, ma di sicurezza se si tratta, che so io, di rotonde o cose di questo genere. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Buongiorno signor Vinci. Buongiorno. Oggi voglio tralasciare le lamentele, quelle che giustamente facciamo sì. noi, e ringraziarmi per l'ennesima volta del servizio che ci fate, perché amare la propria città, penso che se ognuno, come dice lei, facessimo il nostro dovere, perché sì. la città non si sporca da sola, poi possiamo anche colpabilizzare magari Lamio perché magari non passa spesso, perché io abito in una zona qui della pista e a volte vedo i bidoni che sono stracolmi per alcuni giorni, poi non è che so il motivo, il perché e il per come, però voglio dire, se come dice lei, che giustamente lo dice, se ognuno facessimo il nostro dovere prima di lamentarci, perché certo. a volte capita che magari anche il mercato, se magari il commerciante mettesse nel suo banco lì vicino uno scatolone dove mettere lo scarto anziché magari una folata di vento come è stato la settimana scorsa, che c'erano all'inizio dei giardini colmi di cellophane, di sacchetti di compagnia bella, cioè ognuno facessimo le nostre cose senza delegare gli altri, poi possiamo, ci sono le istituzioni che insomma sono preposte per fare il loro dovere. Le auguro buone vacanze a lei e allo staff e grazie. Ci mancherete senz'altro. Grazie. Grazie. Questo programma va in vacanza, noi ci Buongiorno. Saremo ancora. Grazie, grazie. Grazie a lei per, diciamo, le cose molto carine che ci dice in genere. Noi ci rendiamo conto che questo spazio è uno spazio social, uno spazio in cui ognuno può contribuire ed è stato fatto apposta, è stato creato apposta perché ognuno possa dire la propria opinione o fare la propria segnalazione. Certo, questo programma va in vacanza, ma non è che va in vacanza la TV, con i telegiornali, con i servizi ci saremo, per cui anche se chiamate in un altro momento, quando il problema è davvero importante e grave o richiede un intervento urgente, abbiamo i nostri giornalisti che vengono direttamente sul posto a fare i servizi, per dire Maurizio Silvestri è notissimo con i suoi interventi, con i suoi 3 minuti a parlare con i protagonisti direttamente, per cui ci sarà lo spazio all'interno del telegiornale. Certo, questo è più veloce e più semplice anche per sentire la vostra voce, anche per sentire le vostre impressioni e il pathos che c'è in ogni vostra singola segnalazione. Sentiamo, pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, vorrei parlare con Dede Vinci. Sono io, mi dica. Ah, è lei? Sì, sì. Pensare che lo vedo dalla televisione. È in diretta, sì, allora, sì, c'è un ritardo. Allora, io chiamo da Pezzadio. Non ho capito bene, lei ha? Sento che parlate lì. Sì, deve abbassare il volume della televisione, se no mi sente 2 o 3 volte. Un po' è del tutto telefono. Abbassato. Ok, prego, mi dica. Però io la sento. Ecco, va bene, adesso è meglio così. Allora, io chiamo da Sezzadio. Sì. Ho sentito che ci sono tanti che si lamentano che c'è sporcizia nel paese. Sì. L'immondizia che la buttano. Poco lontano da me c'è una discarica. C'è di tutto in quella discarica. Lei sta parlando... Vorrei che il signor sindaco... Se facesse un giro per il paese, ma siccome stanno solo in comune al caldo d'inverno e al fresco d'estate, il paese non lo vedono. Facevano le gite solo tanti anni fa perché era una strada che c'era fresco. Adesso non si vede più il nostro sindaco di Sezzadio. Bene, se allora... io abitassi in quella strada sì. lì dove c'è quella discarica, manderei l'igiene. Allora, aspetti, aspetti, perché quando si dice la parola Sezzadio e discarica, si tende a pensare all'altra discarica. Ne abbiamo già. Quella che devono costruire, quella enorme, che per cui c'è una mobilitazione generale per fermare la costruzione e l'allargamento di questa discarica, eccetera, eccetera. Lei invece sta parlando di una discarica, diciamo, che si è nel paese. Creata nel paese. Ecco, dai cittadini che si lamentano che arriva la bolletta certo. cara
e invece dovrebbe arrivare più caro ancora. Però se ci fosse un vigile che fa delle multe quando buttano bottiglie nel bidone della carta, ferro nel bidone della plastica, quello... nei giorni che passa il camion a ritirare ci fosse il sacco fuori dalla porta, sarebbe il paese più pulito. Certo, certo. Ognuno di noi se fa la propria parte nella maniera giusta, a casa nostra, contribuisce a rendere il servizio in effetti efficace. Io non mi ricordo più chi è il sindaco di Sezzadio, avevo partecipato anche a uno o due dibattiti moderato nell'occasione delle elezioni, poi mi sono perso, non so più chi è il sindaco. Comunque sono sicuro che a Sezzadio ci sono molti amici che fanno parte comunque dell'organizzazione, chi sta in maggioranza, chi sta in minoranza. Sì, no, chi sta in minoranza, qualcuno spero che abbia sentito il suo messaggio e che vada a fare pressione. Dalla parte del sindaco. Se tira da un'altra parte. L'importante è che facciano pressione perché questa cosa vada in porto. Ecco, perché è uno schifo. Una volta si era orgogliosi di Sezzadio, adesso c'è davvero vergogna a dire che si è di Sezzadio. Grazie, grazie e buongiorno. Grazie, io la sento tutti i giorni. Grazie, grazie. Grazie a lei, buongiorno. Buongiorno. Io mi ricordo quando ho partecipato a questo dibattito, no? Avevo moderato questo incontro, la presentazione di una lista che naturalmente era contro la realizzazione della discarica. Dico naturalmente perché se io abitassi a Sezzadio sicuramente non vorrei la discarica sotto casa mia. Poi una discarica di rifiuti speciali che va bene, non dovrebbero essere inquinanti, però visto il numero... No? Di camion previsto che aumenterà in maniera talmente tanto in modo esponenziale che si sta pensando di costruire una seconda tangenziale per portare i rifiuti a Sezzadio. Credo che nessuno sarebbe molto contento di vedere aumentare il numero dei camion, di veder magari una discarica vicino all'abbazia bellissima, in un paese che è sempre stato molto carino, molto a posto, che tra l'altro in qualche modo soffre di un problema perché le segnalazioni stradali non lo indicano finché uno non ci arriva proprio, e questo non è carino, non è... ma quello è un altro problema, quello delle segnalazioni stradali e del rendere più facile raggiungere i posti. Perché questo aiuta molto il turismo. Ne parleremo magari un'altra volta, però sicuramente mi piace molto l'impegno civico che c'è a Sezzadio e la signora comunque lo dimostra. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno signor Vinci, chiamo da Alessandria. Buongiorno. Volevo chiedere una cosa, a parte quando finirà i lavori del Ponte Maier, che non si sa, ma lì dove c'è Piazza Tanaro l'hanno sventrata tutta, hanno fatto da fare adesso tutto abbandonato da mesi, erbaci che non finisco più, l'hanno cintata con quelle reti rosse, così non si può neanche più andare a fare due passi in mezzo, cioè lì così hanno abbandonato tutto, questi giardini quando verranno fatti? Tra 5 o 6 anni? Ma lei intende... gli alberi che ha messo nuovi, non innaffiandoli, sono morti tutti. Questo non l'ho ancora visto. Non l'ho ancora visto, andremo a controllare. No, in effetti questa storia sta andando da tanto tempo. Tutti i giorni c'è un piccolo passo avanti, ma sembra un po' troppo piccolo, nel senso che sto ponte vorremmo vederlo tutti finito entro breve tempo. Hanno fatto le prove, hanno caricato centinaia di tonnellate di carico per probabilmente per vedere se questo ponte, insomma, è quello che si chiama collaudo, il ponte ha scricchiolato un po', si è abbassato i 14 centimetri, ho sentito, ho letto, però dicono sia tutto assolutamente normale e spero che adesso in qualche modo vadano avanti i lavori, che si finiscono, così forse finiranno anche tutto quello che ci sta intorno. Beh, poi avere un bel ponte significa richiamare un sacco di gente, però se poi si fa brutta figura con la piazza a fianco, che non è, diciamo,
tenuta nella giusta maniera, nella maniera adeguata, farà fare comunque una brutta figura a chi insomma non è stato in grado di tenere. Quindi penso che l'impegno ci sarà. L'unica cosa è che bisogna aspettare, o sperare meglio, che si acceleri tutto l'iter per finire oramai questo ponte. Manca poco, ma manca sempre qualche cosa. Se non sbaglio, già l'anno scorso doveva essere inaugurato, no? Sono state date diverse scadenze nel giro di un anno. Una volta doveva essere la fine dell'estate, una volta la fine dell'anno, poi si è rinviato in primavera, poi si è rinviato adesso in estate. Credo che fino all'autunno non ci sarà. Quindi, speriamo bene, che devo dire, non so a cosa imputare i ritardi in questo punto, sicuramente non è un'opera da due soldi, e quindi... Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Pronto, dottor Ricci, buongiorno. Buongiorno, grazie per il titolo. Sono Armando, telefono per un... Sì, parli pure, abbassi il volume della televisione, sennò... Sì, abbasso la televisione, scusi. Sì, prego. No, telefonavo per una cosa. Sì. La settimana scorsa, o due settimane già che ci cantano la solfa, Vasco ha proposto di mettere i vasi via dicendo nel centro storico. Mi sorge un dubbio. È già stato fatto dalla Giunta Fabio con i famosi vasi con la stemma di Alessandria, bellissima, lo stemma. Sì. Però cosa è successo? Che i vasi sono morti tutti e alcuni cittadini d'Alessandria stupidi sono riparti il giardino a spese del comune, a spese no, ovviamente. È stata contestata la messa di questi vasi a non finire come le famose rose, che adesso sono all'incuria totale di tutte le rose. Io non riesco a capire come si possa gestire una città bella come può essere Alessandria in quella maniera lì. Niente, non vorrei che l'affare dell'Asco faccia la stessa fine dei vasi messi dalla Giunta Fabio. Dovremmo gli esercenti non è che abbiano contribuito a mantenere questi vasi nella loro bellezza, vi dicendo, anzi, sono diventati delle discariche per l'immondizia. Questo è il mio pensiero, spero che questa volta invece vada un po' meglio. La ringrazio. Certo. Grazie a lei. In fondo questa telefonata ci fa venire in mente che forse bisognerà fare una domanda in più all'ASCO e dire attenzione, non basta metterli, bisogna mantenerli. Avremo modo, naturalmente quando ci sarà un'occasione di avvicinare quelli dell'ASCO, di ricordarvi che ci avete fatto questo suggerimento in diretta, perché i precedenti in effetti non giocano a favore della bellezza di queste cose che in qualche modo nascono per rendere più bella la città, che poi per una difficoltà tecnica, per l'altra difficoltà di gestione, diventano poi soltanto degli ostacoli. Credo sia finito il tempo a nostra disposizione, abbiamo ancora quanti minuti? Non mi ricordo più. Tre, perché prima aveva detto 4, ma sono già passati 10 minuti. Ho capito. C'è qualcuno che è un po' troppo zelante e che invece di dirmi i minuti giusti me ne dice un po' di meno, perché sa che tendo a parlare a lungo, allora me ne ha detto un po' di meno. Allora, dicevo, a proposito di questi vasi e del fatto che sorgono comunque nel periodo estivo tutti i dehor dei ristoranti, dei bar, c'è una viabilità che ha subito delle variazioni, perché molte strade sono chiuse. L'unica, facciamo l'ultima telefonata e restringiamo tutto. L'unica cosa che io chiederei è di mettere delle segnalazioni un po' prima che si arrivi fino lì dove c'era stata chiusa del Dior, prima di girare, mettere un avviso, ma bello grande, un cartellone con su scritto attenzione, via Piacenza chiusa all'incrocio con via San Francesco, così se uno arriva in piazza Carducci non gira e non deve fare il giro, no, dell'oca, come si suol dire, ma prende subito un'altra strada. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno Lele, sono Osvaldo. Buongiorno Osvaldo. Allora, innanzitutto buone ferie, grazie. Buon riposo, perché ve lo meritate, perché insomma avere a che fare con noi cittadini non è tanto facile, quindi a gestire la questione sia lei che la sua collega, sì, siete in gamba.
Grazie, grazie. No, è quello che bisogna dire, la verità è quella. Poi, a proposito, stamattina ho sentito alcune telefonate a proposito dell'immondizia. Se sì. Ognuno di noi e alcune signore sono intervenute con buon senso, hanno espresso la loro opinione con buon senso. Cioè, a me momento, è inutile che continuiamo a dire bisogna fare questo, bisogna fare quello, il comune dove... Ma se ognuno di noi si guardasse nello specchio e dice ma cosa ho fatto io oggi? Ho mandato mio nipote che non riesce ad alzare il cassonetto e lui dove la metterà? In terra. Dove la mette sto ragazzino? O la signora anziana? Cioè ci sono tante motivazioni per cui... Certo, certo. Ci sono le motivazioni tecniche che sono che l'anziana non riesce ad alzare la parte del bidone. Allora, guardi, ne riparliamo comunque domani, grazie per la segnalazione, ma adesso devo chiudere assolutamente il programma. Osvaldo, se lei domani magari telefona subito all'inizio della trasmissione, riprendiamo il discorso. Io la ringrazio tutti voi per aver partecipato, non è che andiamo in ferie, va in ferie questo programma perché per una questione di turni, per... parte di noi che deve fare giustamente le ferie, eccetera, eccetera. La televisione non si fa con due persone, ma ci sono molte persone che sono in regia, ai titoli, all'audio, al mixer video, ci sono quelli che collaborano in redazione, allora fare la turnazione diventa difficile, per cui qualche programma in diretta bisogna magari sospenderlo. Adesso mi fanno segno, devo assolutamente salutarvi, ci vediamo domani. Buona giornata.